Signore e signori, buonasera, bentornati a Music Mania. Questa sera Music Mania torna a quella che è praticamente la trasmissione più classica, dunque il vero talk show della musica, dove parleremo anche tanto di musica e dove ascolteremo gli artisti che con suetudinariamente vengono qui per esibirsi. Naturalmente io Music Mania, come sapete, non la comincio se a fianco a me non ho Antonietta Menegatti in arte Edea. Buonasera a tutti, ciao Domenico. Buonasera anche a te, buonasera Antonietta, bentornata. Siamo tornati al Music Mania più classico. Abbiamo lavorato 5 puntate sulle selezioni del Festival dell'Adriatico. È stata una faticata mostruosa perché ogni volta 13 artisti musicali. Però che soddisfazione. Sì, anche perché io sono stato lì, sai che ero un giurato. E poi con te ci vedremo anch'io, in finale. Anch'io. Sì. No, durante le puntate sì. Durante la selezione ovviamente di San Benedetto avrai anche tu il ruolo, insomma, importante di giudicare, sì, giusto? Sì, assolutamente, sono stato appunto lì venerdì scorso e devo dire la verità che Music Mania ha portato sostanza, qualità al Festival dell'Adriatico. Ciò non voglio dire che non ce ne fosse assolutamente, però indubbiamente abbiamo fatto una gran bella figura, perché quelli che sono usciti da qui veramente si sono comportati un gran che bene e hanno veramente fatto un figurone. Voglio fare un appello. Non volevo dirlo, ma sono costretto a farlo. Ieri è stato il mio compleanno. E ve lo è dico. È vero, auguri a Domenico. No, ma ascoltami, lo dico, devo dirlo, sai perché? Cioè, ho apprezzato tantissimo il fatto che sono stato tempestato, nel vero senso della parola, su Facebook di auguri. E siccome se ne sono veramente tantissimi, non so come fare a rispondere a tutti. Vi ringrazio, mi sei stato vicino. Per me è stato ieri aprire il profilo e trovare tutta quella miriade di messaggi. È stata un'emozione veramente grande. Vi ringrazio, avete dimostrato di essermi vicino. L'ho apprezzato. Vi ringrazio dunque da qui, dal palco di Music Mania, dalla TV, che è sicuro che insomma riesco a rispondere a tutti quanti. Perché poi rispondere a tutti quei messaggi la vedo veramente improbabile. Grazie, l'ho apprezzato veramente tanto. Messaggi al telefono, Facebook, è stata una cosa impressionante. Giuro, quando ho aperto e ho visto il numero mi è uscita la lacrimetta, ho detto ammazza quanta gente mi vuole bene. Va bene, comunque questa è stata... Ma il minimo, Domenico, scusa. Guarda, giuro, non me l'aspettavo. È stata una bella soddisfazione. Grazie di nuovo. C'è qualcuno che suggerisce papi da bere. Ho sentito, io ti sento, già, Stefano. A fine trasmissione poi opteremo anche per festeggiare. Per davvero, assolutamente, no, ci mancherebbe altro. Ma passiamo, Antonietta, a presentare quelli che sono i nostri ospiti. Esattamente. Cominciamo dalla nostra destra. Oramai è un appuntamento consueto con il maestro Renzo Ruggeri, che è tornato a trovarci. Ti ringraziamo. Renzo, grazie, perché noi non sai quanto possiamo essere felici di averti qui con noi. E poi a fianco a Renzo Ruggeri, purtroppo una presenza, che ecco, purtroppo. Una presenza oramai sta sempre qua, per carità. Diciamo che a poi te fa piacere e a qualcun altro no? No, a me fa piacere, ma ci mancherebbe altro. Solo che poi sta sempre qui vicino a me. E oltretutto, guarda, stasera non si può guardare se è fatto la barba e sembra un bambinetto. Sembra che hai meno anni, infatti, sì. Sai? Sì, sì, guarda un po'. Comunque, il mago Dexter, ovvero sia... Viva Cipolloni! No, scherzi, noi scherziamo, io no, tu lo assolutamente. Sai. Assolutamente. Allora, ragazzi, amici di TV6, il mago Dexter, io sono orgoglioso di poter dire ce l'abbiamo solo noi. Ecco, dunque, questa è una cosa importante. Meno così. Male. Meno male, infatti. E poi, guarda un po', un altro affezionato delle ultime puntate, questa volta è alla nostra sinistra. Stefano Tisi, ovvero sia colui, come dice Induccio,
che ha i capelli sotto traccia. Questa è, l'altra volta mi ha fatto veramente morire dalle risate quando ha detto questa cosa. Vabbè. Ascoltami, dopo aver presentato gli ospiti del talk, sì, col quale poi avremo il piacere di indubbiamente parlare, io penso che sia arrivato il momento di ascoltare quello che è il primo ospite musicale invece. Sì, però io un attimo volevo rubarti anche mezzo secondo per ringraziare Rosso Veneziano che ci ospita, come per tutte le puntate. Rosso Veneziano che ci ospita qui a Villa Pavone, oramai ribattezzato Fosso Veneziano, Rosso Montepulciano. Oh, sì. No, c'è Induccio che veramente ha modificato il nome a suo piacimento, però infatti lo vogliamo ricordare perché a Rosso Montepulciano, come diceva Induccio, non solo si beve bene ma si mangia anche tanto bene. Si mangia anche benissimo. Per cui veniteci assolutamente a trovare tutti i mercoledì sera quando presentiamo la puntata. Esattamente, giusto? Così noi stiamo in vostra compagnia e viceversa, e poi mangiamo anche tutti quanti insieme le prelibatezze di Rosso Veneziano. Grazie. Antonietta, questa volta è il momento dell'ospite musicale. È il momento giusto. Lui viene da Sant'Egidio, si chiama Alexander Di Gianvito e ci fa ascoltare un pezzo di James Morrison, I Won't Let You Go. Eccolo qui. Facciamogli un applauso grande. When it's black, take a little time to hold yourself, take a little time to feel around before it's gone, yeah. You won't let go, but you still keep on falling down. Remember, I won't let you go, no, I won't let you go.
Grazie. Grazie. Bene, Alexander Di Giovito, vieni, raggiungici, vieni qui vicino a noi. Allora, io volevo fare una premessa, Anto, ma è un po' colpa sua, io lo dico, è colpa sua perché è sempre lì un po' taciturno, si isola un po' dal resto del gruppo, e forse è anche il suo personaggio, però se fino a poco tempo fa era lì in giuria, questa sera ce l'abbiamo nuovamente sul palco, ovvero finalmente sia sul palco. Aldo Ruggeri, al piano, che ci farà da sottofondo musicale. Tra l'altro nelle puntate scorse Antonietta provava vergognosamente a sedurre qualcuno dall'altra parte dello schermo con delle frasi, sì, che facevano la prefazione alle sue canzoni, e scopriremo prima o poi con chi ce l'aveva e chi cercava di far innamorare. Poi magari Aldo ce lo dici. Va bene, allora torniamo ad Alexander Di Giovito invece in questo momento, perché Alexander Di Giovito ci ha fatto ascoltare un pezzo di James Morrison. Come nasce la passione per questo cantante e perché portarlo poi qui sul palco di Music Mania? No, non è una, più che altro la canzone mi piaceva molto e quindi lui proprio non ti piace per niente, però questa canzone no, solo anche il repertorio lo lasciamo, però nel senso questa canzone principalmente mi piaceva. Le altre non si possono sentire? Anche le altre no, scherza, sono cattive, non è nel senso un cantante che ascolto spesso. Allora, qual è il tipo di musica che più volentieri ascolti e che ti piace più presentare e portare ovviamente sui palcoscenici che giri magari qui nelle nostre zone? Allora, mi piace cantare un po' di tutto, dall'italiano all'inglese, anche se preferisco l'italiano, anche se non si è visto, però preferisco l'italiano perché riesco a esprimermi un po' meglio anche con fatto della lingua, insomma. Vogliamo dire una cosa, poi tra l'altro la musica italiana è una gran bella musica che nel corso degli anni ha veramente migliorato di qualità in maniera incredibile. Io ricordo quando ero più giovincello, tu non c'eri ancora, però qualche volta quando ero proprio adolescente io quasi si nascondeva il fatto che si ascoltasse la musica italiana perché si cercava, no, di sentirsi un pochino più fighi facendo un nome di un titolo di una canzone in inglese, cosa assurda perché poi invece la musica italiana è uscita fuori, Antonietta, alla grande, e che musica, perché effettivamente tra cantautori, compositori abbiamo veramente tanto. Ascolta, generalmente cosa canti in italiano, Alexander? Preferisco i pezzi di, mi piace Alex Baroni, e un po' tutta la musica, anche pezzi di De Crescenzo, pezzi di Battisti, comunque Alex Baroni, un po' vario, comunque. Possiamo dire la più bella voce maschile in assoluto del palcoscenico nazionale, Antonietta, lo ricordiamo tutti, ex fidanzato di Giorgia poi oltretutto. Esattamente, e poi da lì nasce Gocce di Memoria poi, no? Perché assolutamente, sì, testo dedicato a lui. Dicevo, ricordiamo che il nostro festival è dedicato proprio a lui, ad Alex Baroni. È giusto, è vero, il festival dell'Adriatico, premio Alex Baroni. Poi tra l'altro andranno in onda a breve su TV6 le puntate delle semifinali, dove ovviamente ci sono gli ospiti di Music Mania che sono riusciti a salire sul palcoscenico. Va bene, allora andiamo avanti, ringraziamo Alexander grazie Di Giovito, ricordiamo che è di Sant'Egidio, grazie per esserci venuto a trovare e anzi torna a trovarci Alexander, che tornerai a trovarci spesso. Facciamo un altro applauso ad Alexander, bravo. Sì. E facciamo anche un applauso a questo sottofondo soft, Anto, che ci dedica Aldo in questo accompagnando momento. Allora, io volevo far notare ad Aldo una cosa. Sai che stai suonando la tastiera al cospetto del grande maestro Renzo Ruggeri. Il microfono di Aldo... Di Aldo, sì. No, il microfono... Aspetta, facciamo così. C'è Stefano Tisi che ci fa da valletto. Meno male, meno male. No, lui mi perdonerà. Me ne perdona tante, penso, anche questa... Sicuramente. Ma lui perché dovrebbe perdonarti? No, non ecco, è convinto del no, aspetta, facciamo Domenico, una cosa. Facciamo rispondere. Si è aperto un dibattito, vediamo un pochino che cosa succede. Sei sicuro? No. Non ti perdona, va bene, ok, perfetto. Renzo non perdona Aldo. No, dunque, non è vero, è anche mio cugino. Però insomma. Dunque, per quello che lo perdoni. Io ho fatto anche qualche piccola lezione. Sì. Ah, ecco, perfetto. Dunque si scopre una piccola chicca. Non lo vuole tanto raccontare perché non è che acquista punti, però sono stato un suo allievo. Ti sei auto praticamente massacrato, va bene. Andiamo avanti. No, scherziamo, ci mancherebbe altro. Anzi, grazie per essere qui e per darci il tuo supporto musicale quando ovviamente noi ci perdiamo qualche volta anche in chiacchiere. Sì, no? Sì, assolutamente. Allora, ascoltami, è arrivato il momento di
ascoltare altri due ospiti. Bravissima, questa volta. Sì, questa volta da Sant'Egidio torniamo a Teramo. Il duo musicale che andiamo ad ascoltare, appunto, è un duo che ha poi lo stesso nome, perché sono un maschietto e una femminuccia. Si chiama l'uno Federica, l'altro Federico, l'altra Federica. Da Teramo. Scusami. Invitiamoli sul palco con un applauso. Venite. Cosa ci fanno ascoltare, Anto? Un pezzo della grandissima Etta James, At Last. Perfetto. Federico e Federica. Federica, bravissimi, vero? Pianoforte bravissimi e voce, davvero. Raggiungeteci, wow. Venite qua. Allora, abbiamo uno sgabello solo, dunque tu farai da galantuomo, fai ovviamente accomodare Federica. Federica, sì, vieni qui e mettiti però vicino a lei, perché adesso noi usiamo mettere... Ma hai fregato il mio di sgabello, però vabbè, dai. Te lo lascio, no, non scherzo. Fai tu, gentiluomo, rimani tu in piedi, fagli onore. Ma ho capito, posso fare gentiluomo con te e con Federica, non con lui, scusa. Vabbè, lui sì, può rimanere in piedi, Antonietto. Scusa, vabbè, hai ragione. Facciamo finta di niente. Vuoi vedere gli anziani?
Aia, mi ha toccato nel cuore, una ferita aperta al cuore. Adesso. Sì, una pugnalata. Va bene, allora Ivan, no, Federico non li intervistiamo più, l'intervista finisce qui, arrivederci, no scherzo. No. Dai! No, assolutamente, effettivamente sono tanto più anziano di te perché, guarda, quanti anni hai Federico? Quasi 21. Ecco, io ce n'ho esattamente 20 più di te, tra l'altro compiuti ieri. Ascoltami, come nasce la passione per la musica? Auguri. Grazie. Ma cerca di recuperare, ma sarà non dura. Non te l'ho scritto su Facebook per farteli oggi, perché su Facebook non mi piace. Vedi però come ha recuperato. È stato. Signori, arrivano ancora auguri. No, inquadratemi un attimo questo viso, inquadratelo bene. Regia, chiedo scusa. L'avete inquadrato? È un ruffiano, un applauso al ruffiano, non è vero, perché non è saputo vero, fare. Non è vero. No, scherzo Federico, mi piace scherzare. Ascoltami, tu suoni il piano, lei ovviamente canta. Dunque voglio sapere come nasce il vostro connubio artistico. Prima le signore. Sì, facciamo parlare Federica allora. Vai Federica. Allora noi ci siamo incontrati organizzando un open day per la nostra scuola e io e lui eravamo molto piccoli, io avevo 17 anni. Scusami, siccome io sono un vecchietto, non l'ha detto lui, che cos'è un open day? L'open day è la giornata orientamento in cui si accolgono i ragazzi entranti. Ai tempi miei non si faceva, o facevi sciopero oppure andavi in aula, capito? Ecco perché non si usava. Vabbè, ok, vai. Quindi ci siamo incontrati così, noi ci conoscevamo già da prima, ma ci siamo rincontrati, possiamo dire, e si è creato questo feeling che non si è mai esaurito. Però, seriamente, ultimamente ci stiamo dando da fare. Ecco, ascolta. Sono quanti anni che va avanti questa... 17, 23, sì. 5, quasi 6 anni. Quasi 6 anni, ascoltami. Sì, tanto già. La domanda nasce spontanea, dunque voglio fare un po' di pettegolezzo, ma questo è un duo artistico oppure c'è anche del tenero tra di voi? Io sono fidanzato da 4 anni con Lucrezia, che la saluto. Ciao Lucrezia, io scherzavo, era solamente una cosa giornalistica la mia, ci mancherebbe altro. Si rischio la pelle dopo questa cosa che ho detto. Dunque il vostro è un sodalizio solamente artistico, Lucrezia stai tranquilla. Anche io mando un bacio a Lucrezia. Ecco, bacia forte, perché se non arrivano questi baci ho paura che ho fatto un danno. No. Domenico, avevo assicurato che non sarei andata sulla vita privata. Ah sì? Gli avevo assicurato questo e adesso mi hai sfatato tutto, ma tutto il mio castellino. Io questa cosa non lo sapevo, però vabbè, ovviamente, sai che è possibile ovviamente una convivenza artistica che poi ovviamente non porti a qualcos'altro, è normale, cioè, è giusto? Vero, ecco. Ascoltami, come nasce l'amore per Lucrezia, così rimediamo un pochino, no scherzo, ascoltami, che cosa, il genere di musica che generalmente fate, Federica, qual è? Allora, prima ho parlato io, adesso... Sì, cioè vai, da lui. Allora, generalmente noi piace più che altro il blues, il jazz, diciamo stile anni 60-70. La musica dei vecchietti, la musica dei vecchietti, dico. Beh, quella è la musica bella. Oh, vedi che allora qualcosa di buono. Senza togliere la musica recente. No, ascolta, c'è tanta bella musica anche adesso, però indubbiamente, sai cos'è? Negli anni 70 è stato un periodo estremamente florido per la musica, no? Internazionale italiana. Comunque, ascolta, dunque stavi dicendo appunto che fate questo genere di musica e lo fate da 7 anni. Il pezzo che vi piace di più? Beh, diciamo che sono svariati, non possiamo dire che c'è uno preferito. Certo, uno proprio che ci piace entrambi, More Than Words e L'Extreme. Ah, bellissimo, bellissimo. Veramente proprio... un bel pezzo. Tornerete a farcelo, Antonietta, che dici? Li invitiamo sì. Over. Volete tornare a eseguirlo qui? Sul palco certo, di Discmania? Certo. Allora poi ci riaccordiamo. Sappiamo questa promessa. Okay. Sì, ci riaccordiamo a presto e così vediamo di ascoltare anche More Than Words. Nel frattempo adesso vi abbandoniamo perché andiamo avanti con la nostra trasmissione. Dunque salutiamo Federico e Federica e li ritroveremo sicuramente presto sul palcoscenico di Music Mania. Sì, e vi facciamo di nuovo i complimenti davvero. Sì, grazie. Grazie per essere stati con noi. Grazie a voi anche. E guarda, è arrivato un altro momento musicale importante. Prego, potete accomodarvi così io... invito sul palco quello che è il prossimo ospite musicale. Viene da Cellino Attanasio. Antonietta viene da Cellino Attanasio, si chiama Azzurra e ci fa ascoltare un pezzo inedito scritto da lei e da qualcun altro che poi vedremo in seguito. Sì, lo sveleremo dopo. Azzurra, così facciamo dopo anche due chiacchiere. Il microfono, guarda, te lo porge Stefano. Qui, perfetto. A te il palcoscenico di Music Mania. Il titolo Azzurra è con La speranza dell'attesa. Perfetto. Azzurra.
viaggio strano, la vita. Tutto cambia, tutto corre come le immagini da un vetro, ora bianche, ora nere. Viaggiano tutti sullo stesso treno, senza soste, tutto corre. Vorrei tornare con occhi di bambina, guardare ancora bianco e nero, e la speranza dell'attesa, e io mi sento in difesa, fiducia e paura, vorrei, vorrei del tempo ancora, e la spaventa. Vorrei fermarmi adesso su quel ramo, ma non posso. Vorrei tornare con occhi di bambina, guardare ancora in bianco e nero, e la speranza della Azzurra. Grazie. Bravissima Azzurra. Azzurra, raggiungici, vieni qui con noi. Guarda, stavamo appunto dicendo nella presentazione a Tognetta che questo pezzo, La speranza dell'attesa, è stato scritto, le parole ovviamente da Azzurra, ma la musica da chi è stata scritta, Antonietta? Vogliamo svelarlo? Sì, è per forza, assolutamente sì. Lo abbiamo qui sul palco con noi, da Renzo Ruggeri. Un applauso perché è un pezzo veramente bello. Renzo, davvero? Raggiungici, così ascoltiamo un pochino. Perfetto, allora, Azzurra, è nato prima il testo o prima la musica? Prima il testo. Un po', diciamo, lentamente, perché sono alle prime armi. Dunque sei una cantautrice? Ci sto provando, appunto. Ascolta, io Renzo mi ha aiutato anche con il testo, però principalmente l'idea, il tema è mio. Io a fianco a me vedo un visino giovane giovane. So che generalmente non è carino chiedere a una donna quanti anni ha, ma tu sei così giovane che penso che tu l'età la possa dire. Sì, sì, non c'è problema. 19. 19 anni. Dunque, tra l'altro bellissima voce, bellissimo il testo. Come Grazie. Nasce la musica, Renzo, da attaccare quando già c'è un testo pronto? Dunque, come si fa ad attaccare una musica a delle parole già nate da un'altra persona, poi tra l'altro? Penso non sia una cosa semplicissima. No, infatti non lo è, però forse
potrei dire due piccole parole, perché insomma con Azzurra ho iniziato un percorso diverso. Io sono titolare della mia scuola, eccetera, dove mi occupo di fisarmonica principalmente e di musica jazz. Per una serie di circostanze sono molto amico della famiglia e insegno anche a suo fratello, eccetera, e ho visto in lei una possibilità di canto, perché insomma l'avevo sentita cantare, era molto brava. E in realtà mi sono chiesto come fanno tutti questi ragazzi, poi abbiamo visto che io sono stato qui 2-3 sere, insomma tutti questi ragazzi che alla fine hanno i sogni di arrivare, invece la cosa è veramente difficile, mi sono chiesto quale potrebbe essere una via per tutelarli un po', questi ragazzi, no? Quindi tutelare un artista in fondo significa farlo esprimere, significa fargli sentire, fargli dire le cose che appunto sente dentro, e nello stesso tempo non precludere la possibilità di arrivare a grandi palcoscenici e così via. Allora mi sono detto, guarda, forse metto a punto un corso che possa in qualche maniera aiutare i ragazzi a comprendere il loro stile, a comprendere quello che loro hanno dentro. In fondo noi lo stile lo abbiamo già, noi nasciamo con uno stile. Il problema è che la contingenza, insomma la vita ci porta a nasconderlo, no? Le timidezze, non so, tante cose. A modificarlo. Esatto, eh? Esatto. Allora, piano piano ho messo a punto un piccolo corso che aiuta i ragazzi a comprendere le regole di base nella scrittura di un testo e nella scrittura di una musica. Quindi in realtà io mi limito lentamente all'inizio ad avere un ruolo più forte e poi lentamente a scomparire. Quindi questa canzone che voi avete sentito in realtà è nata perché lei mi ha dato le cellule di base nella parte musicale che io poi ho sviluppato, mi ha dato il testo che poi io ho rifinito. Quindi, come dire, il mio intervento c'è, ma solo per supportare lei. Già la seconda canzone che stiamo preparando quest'anno, praticamente il testo l'ha scritto interamente lei e io mi occuperò della musica. Questo appunto per far capire di come comunque nel giro di 3-4 anni questi ragazzi si ritroveranno comunque con degli inediti, potranno fare un disco, potranno tentare una carriera. E se proprio dovesse andare male tutto, hanno fatto comunque se stessi e questo non è mai sbagliato. Allora, grazie Renzo perché è stato chiarissimo. Una domanda velocissima solamente ad Azzurra. Azzurra, in Abruzzo abbiamo forse un pochino il problema, chiamiamolo così, dell'uscire fuori dai nostri confini. Come potrà e come spera Azzurra di uscire dai confini dell'Abruzzo partendo da Celino Attanasio? Da Celino Attanasio, appunto. Allora, alcuni concorsi regionali li ho fatti e diciamo li ho vinti. 2 anni fa ho tentato Castrocaro e sono arrivata alle semifinali. Ah, adesso tenteremo Sanremo o comunque qualche reality. Comunque io andrò avanti per la mia strada, anche se non... Potevi passare per le selezioni di Music Mania per andare sul palco del premio di Alex Baroni, ma poi è un appuntamento che probabilmente riproporremo anche l'anno prossimo. Io ringrazio Azzurra per essere stata con noi. Grazie a voi. Anche a te ovviamente l'invito a tornarci a trovare. Ringrazio anche il maestro Renzo Ruggeri, che poi avremo modo di ascoltare anche dopo. Allora, dopo Azzurra e il maestro Renzo Ruggeri, che ci hanno intrattenuto con la bella musica e con delle belle spiegazioni, Anto, è arrivato un momento importante, oramai consueto, di Music Mania, è il momento della... Aspetta, no, è un momento del... è un momento magico. Appunto, è il momento della magia, io quello che della magia. Intendevo dire, è il momento della magia, perché chi è sul palco che ha invaso tutto e che adesso ci farà vedere quanto è bravo e quanto è, come si dice, preparato nel suo settore? Eh sì, abbiamo il nostro Ivan Cipolloni. Signore e signori, dunque, buonasera. Il mago... Dexter! Sera. Oh... Sì, no, davvero Domenico, questa sera volevo fare un po' una cosa diversa dal solito. Ma ascolta, ti posso fare una domanda? Perché ti sei tagliata la barba? Cioè, veramente... Sei sbarbato. Sì, cioè, fa un effetto strano, abitato col pizzo. Sembro più giovane. Ma sei invidioso, dici? Sei invidioso, no, che sono più giovane di te. Ascolta, ho 20 anni in meno, cioè... Sì, ho per carità, ma il capello ti tradisce in questo caso. Ho 20 anni in meno, cioè, mi ha dato ragione. No, ti fa... No, è vero, grazie, hai un viso molto più ovviamente giovane del mio. Io ho le rughe, tu non ce l'hai, poi tu hai il capello
capello brizzolato, io ce l'ho nero, però quello è un altro discorso. Ma non esagerare, abbiamo capito che è stato il tuo compleanno, ma questo anno ti sta pesando da morire. Grazie, cioè, un'amica. Proprio... Ma come invece? Ma devi soccorrermi, invece tu mi massacri insieme a io. Guarda che sei tu che ti automassacri. È vero, diglielo anche tu, Andrietta. Va bene, sono due amici. Dai, però partiamo subito. Vai, ok. Non ti interrompo più. Stasera vorrei fare qualcosa veramente di strano e diverso, perché vi voglio rivelare anche una passione che ho una passione per i viaggi, mi piace tantissimo viaggiare e girare il mondo, e tra tutti i viaggi che ho fatto ne ho fatto uno in particolare in una terra molto molto lontana da qui, sicuramente qualcuno di voi ci sarà stato, è la Cina. La Cina è una terra molto affascinante. In Cina ho conosciuto un signore molto anziano che mi ha fatto un regalo al termine del mio viaggio e l'ho portato qui con me. È un oggetto molto molto strano, eccolo qua. Che cos'è questa? Questa è una pom-pom pole. Pom-pom pole vuol dire bacchetta con i pompon. In effetti ci sono ben quattro pompon attaccati. Un pompon verde, un pompon rosso, un pompon giallo e un pompon blu. Ora, la cosa particolare è che il pompon verde è attaccato al pompon rosso con il filo più lungo, mentre il pompon giallo è attaccato al pompon blu con un filo molto più corto. Questa non è una vera e propria magia, ma è un rompicapo. Cos'è il rompicapo? È qualcosa che si deve capire, perché non sappiamo effettivamente come faccia a funzionare. Allora, io ho scoperto una cosa, che nonostante il pompon verde sia attaccato al pompon rosso, il pompon giallo al pompon blu, ogni volta che tiri giù il pompon blu, il pompon rosso sale su. Questa volta sale il pompon giallo ad essere attaccato col filo lungo al pompon blu, mentre il pompon verde al pompon rosso col filo più corto. Viceversa, ogni volta che tiri giù il pompon rosso, il pompon blu sale su. Questa volta sarà il pompon verde ad essere attaccato al pompon rosso col filo più lungo, mentre il pompon giallo al pompon blu col filo un po' più corto. Ogni volta però che tiri giù il pompon blu, il pompon rosso sale su, questa volta sarà il pompon giallo essere attaccato al pompon blu col filo più lungo, mentre il pompon verde al pompon rosso col filo più corto. E fin qua sembra strano, ma ancora non è niente. Perché? Perché il vero dubbio ti viene quando ti viene in mente di tirare sul pompon verde. Se tiri sul pompon verde il pompon blu sale su e il pompon rosso scende giù. E ogni volta che tiri sul pompon giallo il pompon rosso sale su, il pompon blu scende giù. Ogni volta che tiri sul pompon verde il pompon blu sale su, il pompon rosso scende giù. Ogni volta che tiri sul pompon giallo il pompon rosso sale su, il pompon blu scende giù. Allora, quando mi è stato regalato però questo gioco, sì. Mi è stata detta una cosa, mi raccomando, non tirare mai i pompon tutti qua. Domenico? Che è successo? Tu sei stato? No, io non ho fatto nulla, no, si è allungato da solo. Mi raccomando, non tirare mai i pompon insieme, ma io lo faccio sistematicamente ogni volta perché mi piace rivelare effettivamente come funziona questo gioco. Effettivamente i fili lunghi sono due. Il pompon verde attaccato al pompon rosso col filo più lungo, mentre il pompon giallo attaccato al pompon blu col filo più anch'esso più lungo, e in mezzo ovviamente ci passa? Niente, cosa vuoi che ci passi, Renzo, in mezzo? Non ci passa assolutamente niente. Appunto, no, basta così, no? E come fa a funzionare questo gioco? È semplicissimo, basta che rimetti dentro il pompon rosso, ogni volta che lo tiri giù il pompon blu sale su, ogni volta però che tiri giù il pompon blu il pompon rosso sale su, ma ogni volta che tiri giù il pompon verde il pompon blu sale su, il pompon rosso scende giù, ogni volta che tiri giù il pompon giallo il pompon rosso sale su, il pompon blu scende giù, ogni volta che tiri giù il pompon verde il pompon blu sale su, il pompon rosso scende giù, ogni volta che tiri giù il pompon giallo il pompon rosso sale su, il pompon blu scende giù, se non mi fate un applauso non mi fermo più. Ogni volta che tiri giù il pompon verde il pompon rosso sale su, il pompon rosso scende giù. Perfetto. Oh, Domenico, vorrei farti vedere qual è stato il mio primo trucco di magia. Vabbè, il mio primo trucco, la mia prima vera magia in realtà, perché non è stato un trucco, qualcosa che mi è accaduto quando ero molto molto piccolo. Avevo circa 3 anni, i miei genitori decisero di portarmi in montagna per farmi vedere la neve, perché 3 anni, io vivo al mare, giustamente qui non nevica pochissimo. Anche se devo dire quest'anno c'è stata una bella nevicata, finalmente l'ho rivista anche al mare. Ma da piccolino, 3 anni, non avevo mai visto la neve, i miei genitori decisero di portarmi in un posto bellissimo, si chiama San Martino di Castrozza, si trova sulle Dolomiti. E pensate, mi comprarono tutto, mi comprarono i doposci, mi comprarono gli sci, i scarponi, il giaccone, avevo proprio tutto l'occorrente per andare in montagna. Signori, che ci credete o no, quell'anno vado in montagna gasatissimo, immaginate un bambino di 3 anni che vede per la prima volta la neve, quell'anno non nevica. Sì, una cosa incredibile, bruttissima. Così ogni sera mi mettevo sul davanzale della finestra e pregavo affinché nevicasse. Oh, niente da fare, non nevicava. Così una sera addirittura mi addormentai con i gomiti poggiati sul davanzale, la testa fra le mani. A un certo punto mio padre mi prese, mi mise a letto, mi rimboccò le coperte e nel cuore della notte qualcuno bussò alla mia porta. Era mia madre. Mia madre che mi diceva: guarda, guarda fuori dalla finestra. Io aprii gli occhi. Signori, che ci crediate o no, quella sera iniziò a nevicare. Ma uscì di corsa, la neve mi cominciò a cadere sulla testa, sulle spalle, sulle mani, era fredda, era fresca, era bellissimo, un'emozione veramente, veramente unica.
ovviamente come tutte le cose belle finiscono, anche lì la neve è finita, io sono tornato qui, qui non nevica. Così cosa facevo? Per poter replicare quei momenti prendevo della carta, ne strappavo un angolino e lo lasciavo cadere delicatamente a terra. Sembrava quasi neve, era una cosa bellissima. Così mi divertivo sempre di più a strappare questa carta, a farla cadere a terra, fino a che non, immaginate voi la gioia di mia madre, immaginate la gioia di mia madre, fino a che non restavo con un piccolissimo pezzetto di carta. È lì che mi divertivo ancora di più, lì arrivava proprio il bello, perché utilizzavo un oggetto che si utilizza soltanto d'estate, però era proprio questo oggetto che mi aiutava a farla diventare una vera magia. Ed è stata proprio quella la mia prima vera magia, ed è quella che mi accompagna ogni giorno per far divertire voi. Grazie. Bene, Ivan. Ivan Cipollori. Ivan, grazie. Oh, poi, Domenico, poi... Allora, no, io ti prendo la scopa così pulisci spazio a terra. Veramente c'è Riccardo preoccupare. Che facendo di a Ivan che prendesse una scopa che c'è da pulire tutto. Sì, sì, non c'è ecco, problema, ci pensa Domenico a tutto. Cioè il microfono, sì, infatti io vado via direttamente. Tra un pochino stasera. Sparisce lui per non pulire, sono d'accordo. Esatto. Ascolta, vieni qua Ivan, vieni qua, perché io mi sono divertito tantissimo nel guardare questo gioco, mettiti qui in mezzo a noi, ma mi sono divertito così tanto soprattutto a guardare la faccia di Aldo Ruggeri. Confermo. Gli mancava la lacrimuccia. Davvero? È stato veramente divertente, ed era lì come un bambino nel vero senso della parola, con la bocca spalancata e gli occhi grandi che ti guardava. Ascoltami, ma da un pezzettino di carta come questo, ecco, la neve, era non questo. È carta, non rovinare. Scusami, perdonami. No, però da un pezzettino di carta come questo, come hai fatto a far uscire tutta quella neve? Come hai fatto? Domenico, è la mia arte, quello che cerco di fare, di emozionare, di anch'io cerco di trasmettere delle emozioni attraverso questo. Ma prima o poi riuscirai? Come faccio, non lo so neanche io. Ma prima o poi, insomma, ci svelerai qualche segreto, cioè sì, non certo. Puoi lasciarti, certo, perlomeno per l'ultima puntata, gioco ce lo devi spiegare. Certo, ma l'ho fatto prima, vi ho svelato il trucco di Pompon, ogni volta vi svelo un trucco, dai. Ovviamente, ma non hai svelato niente, cioè... Svelato, vabbè, cioè svelato. Cioè, Anto, lo vuoi convincere anche tu, per cortesia? Glielo dici? Ma sto cercando, infatti, di convincerlo, ma in realtà, non lo so, ce la farò? Non credo. Senti un pochino, taci. Senti il sottofondo musicale romantico del maestro Aldo Ruggeri, che ancora, vedi, emozionato dal gioco di Ivan. È sognante proprio, sì, Aldo. Sì. Guarda che faccia sorridente. Veramente un bambino come se gli avessi dato un regalo, no? Sai quando regali un giocattolo a un bimbo? Ecco, così. È felice in questa maniera il nostro Aldo. Grazie, perché veramente poi tra l'altro hai fatto sognare anche me e anche Antonietta. Vero, sì. Ho visto in... Sì, sente freddo. Il maestro Lorenzo Ruggeri invece che sentiva freddo. Va bene, andiamo avanti, perché questo era il momento magico di Music Mania. Quello invece di prima, quello musicale, non era altro che il momento della musica pop e della musica leggera. Ma adesso, Antonietta, dobbiamo introdurre un altro momento. Il momento della musica popolare. E il momento della musica popolare è un momento particolarmente nutrito, perché a salire sul palcoscenico di Music Mania questa sera vengono da Cerchiara e sono, sì, sono un gruppo folcloristico loro. Che si chiama appunto La Voce del Gran Sasso. Che ci fanno ascoltare, Antonietta, un pezzo che si chiama Confetti e Zafferano. Si sveglia la mattina, la regga.
Un applauso alla voce del Gran Sasso. Ma questa canzone che era un po' un inno a tutte le prelibatezze abruzzesi. Sì, ma io volevo sapere bellissimo. Quale sarà il portavoce della voce del Gran Sasso. Allora, chi è che viene qua a parlare chi con viene, noi? Chi si prende l'incarico? Sì, tu. Allora vieni qua, mettiti qua. Poi adesso li presentiamo uno per uno. Allora, tu ti chiami? Nicola. Nicola, tu? Mariano. Mariano, perfetto, tu? Angelica. Angelica come mia figlia? Valentina. Valentina, come il mio cognome, io sono Valentino, dunque Domenico Valentini, vedi Angelica Valentini, sei affilata bene. Antonio. E tu invece l'ultimo? Giovanni. Giovanni, perfetto, un applauso perché sono stati veramente bravi. Poi è una cosa caratteristica della nostra terra, dunque io l'apprezzo in maniera particolare. Allora, mi hai detto che ti chiami? Nicola. Nicola, aspetta che recuperiamo un microfono. Sì, Stefano, non ti distrarre però, insomma, io non lo so, guarda, Stefano è distratto. Nicola. Come è nato questo gruppo? È nato nel 2008 con grazie al nostro maestro Gabriele Scardelletti che ci ha riuniti a fare questo gruppo. Nel 2008? Gli abiti invece, gli abiti? L'idea di chi è? Nel nostra. Sempre vostra? Sì, sì. Avete già fatto praticamente tutto, sì, poi sono tutto da soli? Gli abiti tradizionali abruzzesi? Sì, sì. Chi li ha cuciti? È la nostra sarta. Ah, ecco. Perfetto. Vabbè, un applauso alla vostra sarta. Sì, perché è nostra, però. Sì, sì. Dunque, voi gli avete fatto il disegno e lei l'ha cucito. Dunque, siete anche stilisti a questo punto. Siete, sì. Sono anche stilisti, Antonietta, oltre che artisti. Ascoltami, fate tante serate nelle piazze, sì. Capita? Sì, dove sì. Siete stati di recente? L'ultima piazza che avete fatto? L'ultima... Non te la ricordi? No, a Giulianova. A Giglie. Dunque, sì, salutiamo Giulianova, ridente città di mare. Perché ci vedono a Giulianova. Sì, non ci vedono? Tra l'altro io osservo Giulianova perché sto nella collina di fronte, no? Abito sopra il convento, dunque mi guardo e mi gusto Giulianova tutti i giorni, poi ci lavoro anche. Allora, voglio vedere se sei preparato. La penultima piazza che hai fatto? La penultima... A Chieti, a San Giovanni Teatino. È preparato. La terz'ultima piazza che hai fatto, vediamo un pochino se ti mette in difficoltà. All'Aquila. All'Aquila, ammazza che memoria. In parte. Io non mi ricordo che ho fatto l'altro ieri. Non abbiamo neanche la certezza per... Sì, non possiamo effettivamente... Non possiamo contraddirlo. Anto, ma
che curiosità ti fa venire un gruppo di ragazzi così giovani che partono con il dubbot e con le voci e mettono su uno spettacolo del genere? Cioè, cosa gli vorresti chiedere tu a queste persone? No, che cosa vi ha dato l'ispirazione? Avete ascoltato qualche genitore, qualche parente, qualcuno che vi ha dato l'ispirazione per iniziare a fare questo genere di musica? È il nostro maestro. Direttamente il vostro maestro. Sì. Dunque, quindi... è lui che ha messo su tutto questo. Sì. Ok, vabbè, dunque lo ringraziamo perché insomma ci ha fatto ascoltare una bella cosa. Noi ringraziamo la voce del Gran Sasso e tornate a trovarci perché tra l'altro ci siete piaciuti e ci farete ascoltare un altro pezzo, va bene Nicola? E sì, naturalmente... facciamo ancora i complimenti perché siete stati davvero bravi. Sì, eh? Sono d'accordo. Bravi. Una cosa volevo dire, Antonietta, la prossima volta che torni io mi aspetto che tu mi dica qual è stata la quart'ultima piazza che hai fatto, va bene? Ok, okay, grazie Nicola. Allora, lasciami il microfono, la voce del Gran Sasso, li ringraziamo. Li riavremo qui ospiti sicuramente presto, Anto. No, oggi sono così di mio, non ci fare caso, non ho nemmeno bevuto e mi viene così. Posso confermare, eh? Se è il momento della musica popolare, da tre dubot, dunque tre dubot quanto fa? Sto facendo anche il calcolo, fa sei dubot. Allora no, va bene, facciamo l'applauso a Domenico perché ho bevuto. Oggi sei grandissimo. Da tre dubot passiamo a un dubot solo, sì. Lui viene da Sant'Onofrio, si chiama Dante Bruni e ci fa ascoltare, Anto, una tarantella che si chiama Re di Coppe. Signori e signori, Music Mania, Dante Bruni.
Bruni, Dante, vieni qua, vieni qua. Raggiungici. Mettiti qui in mezzo a noi. Che strumento però, Anto, questo nostro dubbot, questo strumento tutto nostro, teramano, abruzzese. C'è una disputa per quanto riguarda la provenienza del dubbot, mi sbaglio, Dante? Allora, però non ha il microfono. Infatti, ecco. Grazie Ivan. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti. C'è una disputa, c'è qualcuno che dice che non è teramano, mi sbaglio? Sì, ma in realtà l'organetto abruzzese è teramano. Non si discute. Sì. Cioè, sto ragazzo c'ha la faccia d'attore, è vero, Anto? Guarda un po', giri per santo niente. Poi anche nella prossima mentre vita, suoni. Forse. Molto espressivo. Nella prossima vita. Non si sa mai, sei giovane, Dante, ci mancherebbe altro. Ascoltami, hai cominciato a suonare il dubbot a che età? Precisamente a 3 anni. Adesso, quindi, scusa, quanti ne hai? 22. Dunque praticamente sono 19 anni di dubbot. Sì. Ascoltami, io so che hai anche una formazione con la quale esci, dunque un complesso. Sì, diciamo che nel corso degli anni ho fatto, già a 10 anni ho inciso una mia prima cassetta e ho iniziato a fare delle serate. A 10 anni hai fatto la tua prima cassetta? Sì. Dunque cassetta che poi si vendeva nei negozi musicali, all'epoca no? Erano le cassette che... Sì, c'erano i mangianastri, si chiamavano così. Esatto, e da lì ho iniziato a fare delle serate negli chalet e poi varie esperienze con vari gruppi. Adesso qui già da 2 anni che ho un mio gruppo, anche ancora diciamo... in una formazione 3 o 4 persone, Dante Effetto Musica. Dante, ascoltami, come si chiama questo gruppo? Dante Effetto Musica. Ah, l'avevi detto, sì, scusami, no, ero distratto a leggere e l'ho recepito con un po' di ritardo. Quindi dicevi, avete una formazione che va dai 2 ai 3 componenti? Sì. Quindi varia in base a che cosa? Alle esigenze? Secondo l'esigenza, sì. Cioè, parliamoci chiaro, in base a quanto vogliono cacciare i soldi, insomma. No, vabbè. No, guarda, se ci date tot, veniamo in 5, se invece ci date di meno, veniamo in 3. Sì, un po'. Diciamo che la formazione va dai 3 ai 4 persone, a seconda, ecco, delle... del costo. Ma non solo, anche se è una pezza. Sto scherzando. No, ma guardate che comunque adesso può sembrare una corbelleria, ma quando si va in giro a trattare una serata succede anche questo. Nel senso che ovviamente chi contratta con i gruppi, ma quanti siete in formazione 5 e quanto costate? Costiamo, non so, dico una sciocchezza, 1.000 euro. Oh, porca miseria, però 1.000 euro è troppo. Ma come si può fare? Guarda, veniamo in 3, costiamo 500 euro. Il problema è risolto, no? Si fa anche questo. Vabbè. Non è... Ascoltami, è così. Il valore artistico dovrebbe essere diverso, però sì, indubbiamente. Purtroppo dobbiamo quantificarlo anche in questa maniera qui. In tempi di crisi capitano anche queste cose. Ascoltami Dante, volevo sapere da te un'altra cosa. È l'unico strumento che suoni oppure poi no, anche tu sei evoluto con la fisarmonica? In sì, tanti poi passano io dalle... diciamo all'età di 6 anni, con l'inizio della scuola elementare, ho iniziato a studiare teoria e solfeggio, quindi da prima tastiera e poi sono passato alla fisarmonica. Ah, perfetto. Quindi attualmente perfetto, sono fisarmonica, organetto e tastiera. Bene, allora ascoltami, hai detto che la tua band si chiama? Dante Effetto Musica. E ricordiamolo allora, ancora, infatti. Ti aspettiamo con la Dante Effetto Musica, dunque ti invitiamo a tornare qui a Music Mania, così vi ascolteremo tutti e quattro. Sì. Strappiamo la promessa anche a te, allora? Sì. Noi pagheremo il cachet per intero, vero Anto? Noi il cachet volentieri lo pagheremo per intero, per cui sì, vienici dici, a trovare. E, signore e signori, grazie a Dante Bruni. Volevi dire qualcos'altro? Vediamo... Volevi dire un'altra cosa? Non, ah, posso, no, la prossima così volta torneremo tutti e quattro. Okay. Perfetto, perfetto. Io voglio dire qualcosa, scusate. Prego, prego. Dire qualcosa. A parte che Dante mi sa che io e te ci siamo incrociati visti... già in qualche serata insieme. Sì. Ora me l'anno sono ricordato, scorso. Sì. Cosa vuoi dire? No, adesso voglio dire io qualcosa. Vai. Perché vai. Posso condurre un attimo la trasmissione, un secondino. Regia, vabbè, tagliate questo pezzo, non l'ha autorizzato nessuno. No, dai, non va bene, no. Guarda, no. Faccio una cosa così non mi fa tagliare il pezzo. Io mi rendo protagonista e lui non mi fa tagliare il pezzo. Signore e signori, questa sera sono lietissimo di presentarvi un duo. Stavolta Aldo, mi dispiace, ma presento il duo con un pezzo dei Modà. Arriverà, signore e signori, Edea e Domenico Valentini. Grazie, Ivan. Ah. Anto, ci tocca cantare perché sì, ci tocca cantare perché lui ci ha praticamente lanciato sul palco e non possiamo fare a meno di far ascoltare ai nostri amici, agli amici di Music Mania, un pezzo dei Modà, appunto, arriverà. Grazie Ivan, se un amico grazie ci queste improvvisazioni... No, infatti è così a freddo, insomma. Non ti preoccupare, noi siamo bravi, speriamo di essere bravi, riusciremo a fare anche ti questo. Ti volevo mettere in difficoltà, perché... Me ne sono accorto, il prossimo gioco di magia, il prossimo spettacolo di magia, poi ci penso. Poi dopo, quando finisce lo spettacolo... Piangerai
come pioggia tu piangerai e te ne andrai, come le foglie col vento d'autunno, triste tu te ne andrai, e certa che mai ti perdonerai. Ma si sveglierà il tuo cuore in un giorno d'estate rovente in cui il sole sarà, e cambierai la tristezza dei pianti in sorrisi lucenti, tu sorriderai. E arriverà il sapore del bacio più dolce, un abbraccio che ti scalderà. Arriverà una frase, una luna di quelle che poi ti sorprenderà. Penserai che la vita è triste e piangerai, e penserai a una volta in cui mi hai detto no, non ti lascerò mai. Poi di colpo il buio intorno a noi, ma sì, sveglierà il tuo cuore in un giorno d'estate rovente in cui il sole sarà, e cambierai la tristezza dei pianti in sorrisi lucenti, tu sorriderai. E arriverà il sapore del bacio più dolce, un abbraccio che ti scalderà. Grazie, grazie, grazie. Domenico Valentini. Antonietta Menegatti in Arte Edea. Allora, io volevo ringraziare quella carogna di Ivan che ci fa queste sorprese. Ci fa queste cose sotto sotto che noi... Sì, però hai preso anche un pezzo che noi un pochino conoscevamo, devo dire la verità. Poi possiamo sempre migliorare, vero Antonietta? Ci assolutamente sì, è tutto migliorabile. Va bene, comunque, così ci siamo fatti una cantata anche noi. Noi non lo facciamo molto spesso, per la verità. Dunque, noi nasciamo effettivamente come cantanti, dunque ci piace cantare, ci promuoviamo come cantanti e ovviamente ci promuoviamo spesso come trio. La nostra foto è sempre lì. Poi effettivamente stiamo cantando veramente poco, ma lo facciamo perché ci piace dare spazio a tutti i nostri colleghi, perché questa, lo ricordo, è la vetrina degli artisti, è la vetrina che mancava nella nostra zona, per cui ricordatevi, Music Mania vi aspetta, chiamateci, contattateci, perché noi siamo qui per far cantare anche voi. Torniamo adesso, sì, assolutamente. Torniamo nelle vesti di conduttori. Riprendiamo le nostre cartelline, yes. Ringraziamo ancora Ivan, perché in fondo questa opportunità ce l'ha regalata lui, ed è finito il secondo momento di Music Mania, perché dalla musica popolare adesso passiamo ad un ospite che ci fa ascoltare invece che cosa, Antonietta? Abbiamo un tango adesso. Esattamente, dunque passiamo a quella che è la sezione della musica un pochino più importante, quella musica più di nicchia, e dunque questo tango ce lo presenta un artista che viene da Villa Bozza di Montefino, sì. Grazie, di Montefino. Mi sono un attimo perso. Si chiama Lorenzo Bosica. Antonietta, ci facciamo fa ascoltare? Un applauso a Lorenzo. Appunto, tango italiano.
Allora, anche questo è un inedito, e anche questo inedito è un inedito scritto dal maestro Renzo Ruggeri, con la quale poi ovviamente riparleremo, così ci racconterà anche come nasce il... questo meraviglioso sì, pezzo, che vi faccio ascoltare adesso. Come nasce un tango. Nel frattempo il nostro tecnico microfona la fisarmonica del nostro Lorenzo. Lorenzo, sei pronto? Sei pronto? Sì, lui dice sì. Dunque, basta col sottofondo musicale, caro maestro Aldo, la ringrazio, e facciamo assolutamente suonare il nostro Lorenzo Bosica. Perfetto.
Signori, Lorenzo Bosica. Lorenzo, vieni qua a fianco a noi. Vieni qui tra di noi. E anzi, vogliamo ricordare una cosa bella, bellissima. Sì. Che Lorenzo è il vincitore del campionato mondiale di fisarmonica categoria juniores. E dunque, un applauso forte perché... È spettacolare. Campione mondiale, cioè mondiale, non è, sì, è una cosa da poco. Ovviamente questo era un pezzo, lo diciamo prima, inedito, che il campione mondiale ci ha fatto ascoltare. E questo pezzo inedito, appunto, come accennavo prima, è stato scritto da Renzo Ruggeri. Dunque, Renzo, raggiungici. Ti invitiamo. Ci parli un pochino di come questo fanciullo, perché è un fanciullo, è piccolino, è riuscito a conquistare il titolo mondiale per la sua categoria. E beh, è stata una grande soddisfazione lo scorso anno, sì, anche perché c'è un lavoro lunghissimo dietro. Noi iniziamo anni prima per preparare proprio quell'equilibrio di quel giorno. Quando si arriva alla performance finale, lui sa anche quando arrivano le inversioni del mantice, qual è la posizione del braccio, qual è veramente si lavora come degli sportivi, quindi è stato un lavoro durissimo. E lui è stato bravo, quella volta è stato più bravo degli altri. Ma dove si è svolto il concorso? Ogni anno, in realtà ogni anno si svolge in uno stato diverso, ci sono delle selezioni nazionali e lo scorso anno si è svolto proprio in Abruzzo, proprio vicino, infatti. Dove di preciso? Pineto. Ah, Pineto, l'avevi detto? Sì, sì. Aspetta, parlavamo di questa cosa. Quando siamo andati, tra l'altro salutiamo Ferruccio e Emanuela con le vecchie, perché quando ci hanno ospitato a Presto Presto era ospite lì in trasmissione il sindaco di Pineto, sì, che ci ha confessato, e tra l'altro lo salutiamo, sindaco, buonasera, ci ha confessato di essere tuo grande amico e che sì, organizzate l'espresso sì, insieme lì a Pineto, sì. Vuoi salutarlo anche tu visto che è un tuo amico? Sì, saluto ovviamente, ecco. sono dei bravissimi politici, perché... Io sono per natura un apolitico, quindi tendenzialmente proprio non mi schiero, ma non perché per scelta proprio ideologica, ma proprio perché insomma mi piace stare con le persone in gamba. E io ho trovato nel sindaco Luciano Monticelli e nell'assessore Filippo D'Agostino, che è l'assessore alla cultura, ho trovato delle persone molto disponibili che sono veramente impegnate per diffondere allora, la cultura. Renzo, tu non sai che noi abbiamo scoperto quella mattina che lui è anche un ottimo musicista. Per cui, carissimo sindaco, lei è ufficialmente invitato. Vabbè, ottima a musicista Music Mania. Lei. Ecco. Scherzo. È vero, ormai l'invito è fatto. Lo dicevo, ottimo musicista, lo scherzo sempre con sì, no, cosa. So che suona la tastiera, se non ricordo male. Dunque, sindaco, è assolutamente invitato a Music Mania. Poi ci sentiremo, la contatto io telefonicamente, me lo appunto e non me ne scorderò. È timidissimo questo ragazzo. Vogliamo fargli dire due parole. Quanti anni hai prima di tutto? 14. 14 l'ha detto con un tono molto dimesso, è vero che è timido. Timidissimo. Ascoltami, 14 anni, dove vuoi arrivare con questa fisarmonica? Campione mondiale, dunque penso che un titolo più importante sia difficile vincerlo, però vincerlo per la categoria successiva penso che tu ti possa impegnare, che ne dici? Cioè basta così. Sì, no, vabbè. Allora glielo auguriamo assolutamente noi al nostro Lorenzo. Bravo, bravissimo, grazie per averci deliziato con il bravissimo pezzo inedito scritto dal nostro maestro Renzo Ruggeri. Maestro Renzo Ruggeri, della quale ho sentito altri pezzi inediti, perché qui a Music Mania sono venuti a ruota Claudio Azzaro, che ci ha fatto ascoltare un po' di tempo fa un pezzo inedito pure del maestro. Dunque sono pezzi di assoluta qualità. Di una classe estrema, davvero. Assolutamente sì. Raffinatissimi, per quanto mi riguarda almeno. E abbiamo finito anche il momento della musica di nicchia, la musica importante, quella che ha ovviamente un pubblico più attento e diverso. Ma è arrivato il momento della comicità. E se è arrivato il momento della comicità... Devo girarmi per forza verso sinistra. Sì, perché da qualche puntata, signore e signori, è tornato a trovarci anche questa sera Stefano Tisi, ovvero sia il comico marchigiano, il figlio putativo di Induccio, con i capelli sotto traccia. Ancora. Questa non l'ho detto io. Stefano, che cosa ci fai ascoltare questa sera? Ma dopo che abbiamo ascoltato sta bella musica, meglio che mi vado via, perché... Va bene, ci vediamo alla prossima. Vergogno, grazie per essere stato con noi. Devo pagare da bere. Devo pagare da bere, non mica se ne scorda. Allora, ho sempre dedicato una canzone alla bellissima idea. Stasera te la dedico a te. Ascolta. Sempre sì, per il compleanno? Eh? Per il compleanno. Per il compleanno, sì, ma è più che altro un invito a cambiare mestiere.
Ecco, grazie. Va bene, ci penserò. Vieni con noi in campagna. Bene, sì. Io abito già in campagna. Sì? Sì, sì, sì. Fammi delle mani, fammi delle mani. C'ho i calli, guarda. No, non già le mani callose, c'ha le mani gentili, come si dice. Questo è un gentili. Callo. Guardami le... Questo è un callo, guarda. Sì, vabbè. E allora, sta sotto la fede lì. Ho capito, però insomma... c'è. Allora, no, io stasera passavo per caso per a terra, ma sono andato a trovarli... Ah, qua, scusami. Ha detto, vieni pure tu, facci una canzone, quindi un po' improvvisata. Maestro, abbiamo la base, alza la zappa e tira a cambà. Tutta per Domenico Valentini. Ti ringrazio, sei un amico. E tutti i non contadini, vai! Comaricina ha detto Cungettina, non sai cosa è successo Antonio stamattina, lui si è sentito male e all'ospedale è andato e all'appendicite urgente hanno operato, ma che sta appendicite non l'ho sentita mai, ti levano sta cosa che dà fastidio assai, è piccola e non serve, è una cosa che sta giù, mo ci porto mio marito tanto non funziona più. Uè, 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 eccolo, vedi che ce vuoi fa. Uè, 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 alza la zappa e tira a cambà. Uè, 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 eccolo, vedi che ce vuoi fa. Uè, 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 alza la zappa e tira a cambà. Da quando se n'è andato in pensione zio Pasquale, ha speso tanti soldi, si è comprato il cannocchiale, dalla mattina a sera sul balcone sta a guardare, dice l'astronomia, lui vuole imparare, di fronte a zio Pasquale c'è stanno un casolare, se vede la finestra tu si spoglia la commare, ma quale astronomia, pianeti, cosmi e stelle, col cannocchiale guarda la commare, lì poi c'è le uè, 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 eccolo vedi che ce lo fa. Uè, 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 alza la zappa e tira a cambà. Uè, 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 eccolo vedi che ce lo fa. Uè, 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 alza la zappa e tira a cambà. Amore, vieni a letto, fatto vicino a me, stasera c'ho una voglia di giocare con te, sarà perché sei buona, sarà perché sei bella, no, non mi dire no, facciamoci sta festa, si sente un rumore che fa tremare tutto, madonna mia che è stato, sono rimasta senza fiato, sarà che stamattina lì fasciolo so magnato e sotto lì lenzola due tre botte so sparato. Uè, 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 eccolo vedi che ce vuoi fa. Uè, 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 alza la zappa e tira a cambà, capito? Uè, 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 eccolo vedi che ce vuoi fa. Uè, 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 alza la zappa e tira a cambà. Lo dice la TV, ci stanno troppe spese, la roba costa cara, z'arriva a fine mese, corrente, gas e luce, eppure la benzina, vedi il prezzo che sale dalla sera alla mattina, mio nonno ha detto a tutti, c'ho io la soluzione, se voi mi date retta, salviamo la nazione, qua ci rivola zappa, se non più non se magna, pigliana da migiana, e viva la campagna. Uè, 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 eccolo vedi che ce vuoi fa. Uè, 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 alza la zappa e tira a cambà. Uè, 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 eccolo vedi che ce vuoi fa. Uè, 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 alza la zappa e tira a cambà. È imparato allora. Uè, 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 eccolo vedi che ce vuoi fa. Sì. Uè, 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 alza la zappa e tira a cambà. Uè, 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 eccolo vedi che ce vuoi fa. Uè, 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 alza la zappa e tira a cambà. Uè, 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 ci sta la crisi allora. Uè, 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 alza la zappa e tira a cambà. Uè, 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 se arriva a fine mese come si fa? Uè, 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 alza la zappa e tira a cambà. Ancora. Uè, 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 eccolo vedi che ce lo fa. Uè, 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 alza la zappa e tira a cambà. Uè, 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 eccolo vedi che ce lo fa. Zappa.
e tira a campa. E tira a campa, e tira a campa. Stefano Tisi! Grazie per la dedica. Però guarda, ascolta, sì, tu la dedichi a me e a chi ha sempre la palla Antonietta, ma come funziona? Un attimo, c'era, questa... una, c'era sempre la strofa un po' dedicata alle belle donne. Beh, ce ne siamo, ce ne siamo accorti, okay, che sono... Andiamo di corsissima, quando arrivo io puntiglio, sempre di corsa, com'è? Non lo so, è perché il tempo non basta mai. Ascolta, io voglio solamente sapere di una cosa. Ci racconti della tua esperienza in Rai. Rai 1 è stata una bellissima esperienza, l'abbiamo accennato l'altra volta. Abbiamo poco tempo, quindi magari invitiamo i telespettatori ad andare su YouTube, scrivete Campagna Amore Mio, Emanuele Filiberto, e vedete Emanuele Filiberto che canta insieme a me, il mio collega artistico che non viene mai, la prossima volta ve lo porto, però è Gianluca, bravo, che cantiamo la cover di Italia Amore Mio, Campagna Amore Mio, che ci è stata poi autorizzata da Pupo, sì, e la Nazionale Italiana Cantanti che ha voluto questa cosa. Voglio fare un saluto, voglio salutare il maestro Onduccio che avrà cambiato canale, sì, dopo questo scempio. Ciao Germano. Ciao maestro. Ti aspettiamo presto. Fabrizio Cini, l'arrangiatore, gli sto rovinando la carriera con le mie canzoni. Voglio salutare, ma, aspetta, si chiama Marisa, aspetta, si chiama Romina, Romina di Torricella Sicura, della Prologo Torricella Sicura. Il Marpione, vedi? Ti ho regalato due CD, voglio dire se mi chiama la festa, mo, scusate. Ecco, va bene. Salutiamo Martina, hai detto? Romina, va bene. E io vi invito, il 23 marzo sarò in Abruzzo a Colonnella, al nuovo centro commerciale a Cronopolis, venitemi a trovare con il mio spettacolo, sì, facciamo una canzone insieme, alza la zappa e ti raccamba, porterò anche la zappa. Noi per ci te. Veniamo, ci veniamo. Offri da bere. Un'altra volta, pure stasera devo offrire. Mi tocca sempre pagare. Vi aspetto, quindi a Cronopolis venerdì 23. Sei da solo o c'è con te qualcun altro? C'è con me Gianluca, il mio socio. Ah, perfetto. Agricolo. Va bene, perfetto, va bene, perfetto. Complimenti al maestro che ci fa il sottofondo, mi hai fatto a Dermino un momento. Grazie di cuore. Okay, complimenti agli organetti, alle fisarmoniche, bellissimi. Hai visto? Sai, io suonavo l'organetto, anche la fisarmonica. Dopo però ho visto che dicendo le stupidaggini guadagnavo di più. Hai abbandonato la fisarmonica. Signore e signori, Stefano Tisi. Grazie. Grazie Stefano. Anto, rimettiamoci al nostro posto di combattimento. Ma io volevo andare a prendere una persona. Lo vuoi andare adesso a prendere? No, ma fallo, sì, venire da solo, dai. Perché? Ma no, no, non c'ha le gambe, c'ha le mani, è un uomo normale. Dici, non ha bisogno che ce di accompagnare. Vabbè, accompagnalo, dai. Signori e signori a Music Mania, questa sera Aldo Ruggeri, il maestro Aldo Ruggeri, che ci fa ascoltare Antonietta, cosa ci sia, un applauso forte al maestro Aldo Ruggeri, che cosa ci fa ascoltare, Anto? Come diceva Duccio l'altra volta, quando vogliono fare aria perché sentono caldo. Aldo, cosa ci fai ascoltare? Allora, io ormai ho preso questa abitudine di queste prefazioni, quindi per questa canzone che cosa potremmo dire? Che nella vita ci sono dei colori che ci accompagnano, possiamo avere il verde, che sono, non so, gli occhi di un bambino. Potrebbe essere il rosso che abbiamo all'orizzonte quando c'è un tramonto bellissimo. E potrebbe esserci la nostalgia, che è celeste. Signori, Aldo Ruggeri con Celeste Nostalgia. Avevi ragione tu, mia cara, la vita non dura mai una sera, il tempo di una follia è breve, fugge via, e poi cosa rimane dentro noi? Questa celeste nostalgia, questo saperti da sempre ancora. Non si offende, si spegne se il caso poi riaccende. Passione violenta, sì, comprendimi amica mia, tu puoi. Tutto normale fra di noi, cara celeste nostalgia, dolce compagna di storie d'amore. Sempre mia. Mm.
notte sopra un treno, partire su un altro e andar lontano, un lampo negli occhi, ciao, d'accordo fa male, ciao, ma tu dentro di me non puoi più, azzurra celeste nostalgia, qualche parola affettuosa, un po' poca però per noi, forse no. Aldo Ruggeri, grazie. Eison, che showman completo che sono, eh? Ah, caspita. Anzi, scusami, che showman e woman completi che siamo. Ti pare niente il balletto? Abbiamo fatto la coreografia. Sì, abbiamo fatto prima la coreografia a Stefano Tisi e stasera l'abbiamo fatta poi a te. Siamo impazziti completamente. Ormai ci però, siamo. Music Mania è anche questo, cioè voglio dire che anche questo, nel senso che è anche tanta spontaneità. Noi ci teniamo, il palcoscenico, se solcato in questa maniera, diventa ancora più divertente. Invitiamo tutti i nostri telespettatori a venirci a trovare, sia come pubblico, per applaudire i loro beniamini nostrani e soprattutto per invitiamo questi beniamini a venirci a trovare, perché vogliamo farli esibire. Assolutissimamente. Tutta la gente che viene e quindi qui, anche a contattarci tramite sì, le situazioni tramite il ufficiali di Facebook Music Mania, Music Mania, esatto. Fate l'iscrizione oppure c'è bravo. Il sito DomenicoValentini.it, dove troverete il numero di telefono e quindi contattateci chi vuole venire. Potete anche scrivere email direttamente, ascoltami, non anche fa niente, tanto l'hanno capito, devono venire e noi li facciamo esibire. E noi ma ci io vogliamo. Voglio che tu mi racconti velocemente, perché il tempo stringe, e assolutamente di quella novità che abbiamo accennato l'altra volta non abbiamo potuto parlare, ovvero sia della canzone che sta andando in onda su varie emittenti. Allora, è stata questa titolo, veramente una casualità. Il titolo. Madre io vorrei. E tra l'altro io qui sai che per questa canzone a me spetta una percentuale. Una percentuale su diritti. Ma su diritti. La percentuale non è tua ma di Katia, cioè di poi mia moglie. Sarebbe sua moglie, che ha suggerito una alcune strofa, frasi. Una strofa, dai. Beh, una strofa, alcune frasi fondamentali sicuramente. Perfetto, questo l'hai dichiarato in pubblico e l'hai dichiarato di fronte alle telecamere. Sì. Se non mi arrivano i soldi, io ti detto denuncio. Però io sono povero, guarda. Quindi. Va bene, no, comunque ascolta il titolo appunto. Il titolo è Madre io vorrei, è un argomento un po' particolare. Pasquale? Pasquale, sì, oddio, effettivamente. Siamo in tema qui. Sì. In qualche modo siamo in tema. È una canzone, veramente, quando si dice il caso, è stata vista casualmente su internet, io l'avevo messa per gioco e non sapevo che la vedeva anche il vice direttore della SMS Fox Production. Sì, che è questa società che manda messaggini a tutti, sì, vero? Lo dicevamo anche l'altra volta, la SMS Production manda messaggini. Assolutissimamente, e comunque... No, dillo che non è così, sennò poi no, ci no, credono. No, no. È una... SMS sta per solo musica e spettacoli, Fox Production è un circuito di gestione di spazi televisivi, circa 70 televisioni in gestione come spazi e il circuito delle 100 radio più belle d'Italia. Hanno sentito questa canzone, gli è piaciuta e mi hanno messo sul loro circuito. E tra l'altro presto dovrò andare a Bologna per incontrarci e parlare di bene, qualcosa. Noi ringraziamo dunque la SMS Production perché sì, poi magari la prossima settimana la anche facciamo sentire qui. Che certo, no, così invece di 70 cosa... diventa ma 71. Ma noi la ringraziamo in maniera particolare perché così ha preso questo pezzo che noi non ce la facciamo più ad ascoltarlo, io Antonietta, perché ci hai martellato con questo pezzo, una cosa incredibile. E anche perché la prossima settimana ti mandano a Bologna, vero? No, la prossima settimana, no, adesso non so esattamente la data, dobbiamo sentirci tra l'altro proprio a giorni,
e ci daremo poi l'appuntamento. Ma, e, no, ascolta, io li stavo ringraziando perché volevo capire, da Bologna poi ti fanno tornare oppure no? Ti tengono lì. Non so se mi mettono in un manicomio e non mi fanno uscire più. Adesso vediamo, intanto io vado, se poi torni da noi, scopriamo però, sì, cosa succede. Va bene, ascolta, no, a parte gli scherzi, in bocca al lupo, che questa è una bella cosa, questo pezzo che tra l'altro è valido, io l'ho ascoltato, diciamo che l'ho visto nascere, perché quando lo componevi ero lì a casa con te, e dunque, caspita, bella occasione, auguri anche da parte di Music Mania, da parte mia, da parte di Antonietta, perché insomma è un piccolo successo anche nostro, se vogliamo, ed è arrivato il momento ovviamente importante di Music Mania, ovvero sia quello dei saluti. Cari amici di TV6, cari amici di Music Mania, seguiteci sempre numerosi, perché Music Mania riserva sempre delle novità importanti e ne abbiamo una a breve che vi presenteremo ovviamente nelle prossime puntate. Vi aspetto dunque intanto venerdì prossimo e grazie per essere stati con noi. Un saluto da tutto lo staff e da tutti gli ospiti di Music Mania. Arrivederci alla settimana prossima. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Per essere stati grazie con noi. Grazie per essere stati con noi.